carabinieri del nucleo operativo di Fano hanno arrestato un 33enne tunisino clandestino senza fissa dimora, sorpreso con 10 grammi di eroina. L'uomo era da tempo tenuto d'occhio dai militari di Fano perché da alcuni mesi si era stabilito nella città della Fortuna. Dopo numerosi arresti operati dalle forze dell'ordine e di polizia sul versante dello spaccio di droga, si erano creati per così dire degli spazi commerciali e per questo motivo, fiutato l'affare, il pusher aveva deciso di trasferire la sua attività da Ravenna a Fano. Il tunisino aveva scelto come luoghi dove spacciare i giardini della Corridoni, la zona del Pincio e di Passeggi. E più volte in questi luoghi i militari lo avevano controllato, ma trovando sempre una o due dosi al massimo. Nella mattinata di ieri i militari hanno deciso così di aspettarlo alla stazione per intercettarlo non appena effettuato il carico di stupefacente. La presenza di alcuni suoi clienti abituali alla stazione di Pesaro ha consentito ai carabinieri di individuare con sufficiente anticipo il luogo e l'orario approssimativo del suo arrivo. Appena sceso dal treno l'hanno bloccato, sorprendendolo con 10 grammi di eroina. In pratica l'uomo era un vero pendolare dello spaccio. Ogni tre giorni da Fano o Pesaro raggiungeva Ravenna, dove acquistava piccole partite di stupefacente. Il tunisino è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice, nella mattinata, dopo la convalida dell'arresto, lo ha condannato con rito direttissimo a 1 anno e 6 mesi, con pena sospesa e multa di 3.000 euro.